che i tradimenti, le condanne a morte, i sequestri, le torture, il delitto e la strage di Via Fani che ti ha colpito. Posso dire quello che mi pare? Puoi Sì, tanto dirlo. lo dico lo stesso. La Costituzione me lo consente, Costituzione che almeno quella formale è stata scritta anche dall'onorevole Aldo Moro, mio padre, e io sono nata durante i lavori della Costituente e sento che la Costituzione mi riguarda da vicino. Intanto vi dico le cose più terribili, così vi abituate subito e poi avete tempo di smaltirle perché mi sono veramente angustiata. Allora, voi giustamente vi lamentate, ma dovremmo tutti lamentarci perché se non vogliamo la mafia bisogna che lo Stato funzioni, non qui, in tutti i posti del mondo. Dove non si vuole la malavita, lo Stato deve fare bene la sua parte, o almeno al meglio. Quindi è un falso quesito, non nel senso che non ci siano le difficoltà, nel senso che se ognuno fa bene il proprio dovere e vale per ognuno di noi, su qualsiasi cosa, in qualsiasi campo, il mondo andrebbe meglio se noi facessimo bene la nostra parte. Anche perché la politica è un problema spirituale, quindi è tutt'altro, molto distante da questa specie di tiro a segno del bussolotto. Tu sei ministro della giustizia, tu sei Piripicchio, tu sei... No. Non va così. Per